ragazzi, oggi nuova ricetta, sempre più semplice, perché so che vi piacciono le ricette veloci, semplici ma buone, quindi puntiamo su quelle. Oggi facciamo un classico della pasticceria secca italiana, che sono le lingue di gatto. Per chi non le conoscesse, sono questi biscottini qui che di solito si mangiano col tè. Sono davvero semplicissimi, velocissimi e buonissimi. E niente, vi lascio subito alla ricetta, gli ingredienti come sempre, fatemi sapere se le provate e un bacione a tutti. Ciao, buona visione! Per questa ricetta ci servono 150 g di albume, 200 g di zucchero, ma io se a velo, io ne ho uno molto molto raffinato, molto fino, 220 g di burro a temperatura ambiente morbido, 200 g di farina, basta così. Ci serve solo la planetaria con la crusta e i 4 ingredienti che vi ho detto prima. Quindi iniziamo subito, mettiamo il burro e lo zucchero in planetaria e li facciamo girare finché non diventano chiari e squimosi, spumosi, non squimosi. Quindi, ok. Ok, una volta che si è bello montato, come vedete qui, si vede, aggiungiamo tutta la farina insieme, questa deve essere una cosa molto veloce, e facciamo fare proprio un minimo indispensabile perché prenda la farina, non siete piano perché sennò fate la nuvola. Ok, basta così e abbiamo pronto l'impasto. Allora, ci servono adesso per la parte finale la teglia con la carta forno, una sac à poche con una bocchetta tonda, questa è una 10, la malisa, abbiamo una nostra bella gelatina che sotto. Ok. Riempiamo, accendiamo il forno a 180 gradi, il mio era già acceso da prima. Riempiamo la sac à poche con il nostro impasto. Nel caso il foglio si tendesse a staccarsi, lo blocchiamo sulla teglia in questo modo. Altro verso, ok, sì. E dobbiamo fare delle striscioline in questo modo qui. Ok, adesso inforniamo a 180 gradi per 10 minuti, si devono dorare, ci vuole poco poco perché sono sottili. Ci vediamo tra poco. Dopo 10 minuti ho tirato fuori le lingue dal forno, questo è il risultato. Se le volete un po' più scrocchiarelle le tenete di più. E niente, quindi è davvero semplicissimo, sono buonissime per il tè alle 5 da Very Englishman. E niente, quindi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere se le provate, lasciate foto, commenti, mi piace su Facebook, tutto quanto. Grazie a tutti per quelli che mi seguono, un bacione grande e ci vediamo alla prossima ricetta.